sensazione che la Disney ci mettesse dentro le mani. Sono andati avanti a tentoni nei primi due episodi, il primo safe, il secondo terribile. Metto già in chiaro che per quanto mi riguarda questo terzo episodio è meglio del secondo. Non significa che sia un bel film, sia chiaro. È meglio dell'episodio Molta 8. difatti, no. Però c'è anche da dire che lì non ci vuole un cazzo a fare meglio dell'8. Grazie a Pepper, dopo 17 mesi confermo che sei proprio un bel tipo. Sono contento di seguirti e auguro a te e tutti i tuoi followers buone feste. Grazie mille e tanti auguri anche a lei. E grazie anche a Tate. Tate. 2 mesi non sono tanti in confronto ai veterani, ma comunque 2 è minore di 3. Confermo. Confermo. Io ho studiato alle scuole alte, Dichiarare confermo. il secondo. Non lo so, io non ho idea sinceramente di quale pensiero li abbia portati a fare quello che hanno fatto. Grazie mille, Giacca. Grazie mille. Praticamente la prima parte del film è buttare lì qualche spiegazione delle cazzate fatte nei film Il lavoro è precedenti. Perché lavoro. Ma già dal primo veramente. film tu ti aspetti cosa succederà nel terzo. Tu te lo aspetti. Allora, guardando il primo film, tu sai, praticamente sai già che cosa succederà. Tutto. Tutto quello che succede in questo film qui, nell'uno lo avevamo già previsto. Hanno voluto fare i birboni per impedirti di capire le cose, e per impedirti di Dichiarare il capire le secondo. cose hanno campato per aria cose. Hanno detto, ma guarda che, ma sì, ma sai che... E tu dici, boh, vuol dire che mi sto sbagliando. Vuol dire che mi stanno... cioè... Ho capito male, e invece in questo terzo episodio si svelano gli altarini, si apre il tendone e tu vai al cinema e vedi esattamente quello che ti aspettavi nell'episodio 1, cioè l'episodio 7, e dici: ma scusami, ma allora perché cazzo me l'avete menata per 2 film? Perché? Che t'ho fatto? Potevi dir prima? Grazie a Ricky per i 2 mesi. Boh, boh. L'ho visto ieri sera, sì. È un bel film Disney. Allora, non sono neanche d'accordissimo su questo perché ci sono un po' di cose che sono campate completamente in aria. Cioè, ci sono personaggi che prima sono lì e poi sono da un'altra parte. Personaggi prima importanti che poi chi se ne frega. Io non so. Il finale è carino, il finale ci sta. Va bene, cioè... È un finale che personalmente diciamo che apprezzo. Diciamo che apprezzo. Comparato a tutto il resto, naturalmente. Però. Dici sì, ma. Poteva essere di meglio. Poteva essere veramente di meglio. Tante cose sono state lasciate in sospeso. Guarda. Ora come ora non mi sovviene che cosa hanno lasciato in sospeso. Non... Ah no, sì, hai ragione. Sì. Cioè, mi sovviene e guarda, va benissimo così. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Tantissimo chi se ne frega. Aspettate che a questo punto iniziamo anche a giocare. Perbacco, perché non si vede? Ah, non l'avevo attivato, ecco qui. Datemi un secondo, che faccio questo mix. Ponci, ponci, pom pom pom, pipipiri. Ok. Non si sente. Ah, no, si sente. Ah. Si sente solo quando premi. Che twist. Ho messo New Leaf nella categoria. Ho sbagliato. Hai ragione, Stenchius. Ma
Che pare che non c'è City Folk ogni volta. Eccolo qua. Fatto, grazie. Grazie, Gabriel. Lo so. Insomma, tu vedi... Allora, già dal fatto che... Già dal primo film tu capisci che cosa succede. Tutto. Tutto questo film tu lo hai già capito. A parte delle cose che... Ci sono anche dei trucchi di magia, niente male, devo dire. Ho visto il film su Sylvan. ve lo giuro, ci sono dei trick che non sono Jedi, ma sono magia. Il cabaret. Sono bravissimi. Fanno sparire le monete dietro le orecchie, una roba incredibile. Le tirano fuori, fanno simsalabim. È una roba bellissima. Poi ci sono delle scene drammatiche, volutamente drammatiche, che io ho sentito la platea ridere. O quantomeno le persone con un minimo di intelletto hanno riso. Eravamo io e una serie di ragazzi di fianco a me. Ragazzi, hanno avuto anche loro sui 30 anni. Eravamo là. Che cazzo succede? Affanculo. Abbiamo riso proprio dei coglioni. Grazie mille ad Alex. E poi hanno fatto esattamente quello che hanno fatto nel primo episodio. Vi ricordate nel primo episodio quando c'era quella specie di pinguino per fare i giocattoli? Ecco, il robottino nuovo, quello lì con la faccia in buto, è fatto per fare i giocattoli. Vabbè. E questo per me è un problema grosso, perché non puoi mettere dei personaggi o comunque delle cose solo per... Savanna, se ne va? Che dice? Ti ringrazio per avermi invitato a diventare cliente del negozio di Volpo il Pazzo, ma lo sono già. Potresti dare questo invito a qualcun altro, non credi? No, insomma, non ci ho sbatta. Butta. Grazie a Joblonski per 29 mesi. No, gli Ewok avevano un senso. Gli Ewok avevano un senso nella storia, Gabriel. C'era un pianeta con gli Ewok che partecipavano. Con gli Ewok ci parlavano, con gli Ewok ci vivevano. Vabbè, sì, invece ce l'avevano il senso, dai. Aspetta, nevaloroso gatto, per ringraziarti di avermi ecco assemblato, ti regalo un letto di neve. Bellissimo, bellissimo. Grazie al cactus per i 4 mesi. Gli Ewok capisco perché non ti siano piaciuti, perché poi dopo a livello di trama dici... Però gli Ewok sono gli abitanti di un pianeta e hanno partecipato attivamente alla guerra. Ok? I pinguini sono solo delle creaturine carine per vendere giocattoli. C'è una grossa differenza. Tiè, letto neve. Ma che bel letto! Vuoi smettere di giocare? No, figurati, ho appena iniziato. È veramente terrificante, comunque. Ma sì, Gabriel, non è... Parlando solamente dei film, poi dopo... Gli Ewok è chiaro che siano stati fatti anche quelli per ingolosire i bambini. Però... Lo stesso, non puoi comparare gli Ewok con le creaturine pinguinate che si vedono in una scena e ci hanno fatto figa il merchandise. Poi come al solito i trailer birboni che ti dicono non ti dicono di questo episodio 8, dici che fanno il loro lavoro, per carità. Grazie a Picchi, salve gatto, dopo tanto tempo posso tornare ad essere un suo sub, mi fa molto piacere, grazie mille. E grazie anche a Spin per i suoi 2 mesi. Si vede che è della Disney? Sì, sai perché si vede che è della Disney? Perché tutte le scelte che possono essere vagamente coraggiose o quantomeno interessanti per una persona adulta, tu capisci già, è il discorso che stavo facendo prima, insieme al fatto che tu dall'episodio 1 capisci già dove va a parare il film e come finirà, proprio dall'episodio 7, scusatemi, non è l'1, vabbè, il primo di questa trilogia, quello abbinato a... È un film Disney e quindi pensi, sì, ma è un film Disney, non possono fare questo. È un film Disney, non possono fare quello. E non lo fanno, infatti, non lo fanno. Perché non possono farlo, perché è un film della Disney.
E diciamo che questo qua ti rende un po' il disilluso. Oh là, qua c'è una palla, dobbiamo fare un altro pallino, voglio un altro arredo. Ti dà questa disillusione di sì, però ma un po' come Pokémon. Allora, non sono d'accordo, perché Pokémon tu parli, immagino, della trama di Pokémon. Trama a parte, io ritengo che Pokémon abbia veramente altre grossissime lacune. La trama è un problema, ma non è il problema numero uno. Quindi Pokémon poteva essere meglio, anche banalmente, con la stessa trama. Palloncino? Dov'è? Lo sento qui a sinistra. Eccolo. No, ho sbagliato. La Tripol! Ciao, Jules! Sì, beh, ovvio, ragazzi. Cioè, voi i film ve li dovete... Uno spaventapasseri. Bestia, che paura. Ovviamente io vi sto dando i miei pareri sui film, ma come vi do i miei pareri sui videogiochi, come vi do il mio parere su tutto, io non ho la ragione in tasca. Voi potete avere tranquillamente dei gusti differenti dai miei, potete avere delle idee differenti dai miei. Ce l'avevo già al porcellino di terra. Diffidate da chi vi dice che ha la sicurezza e la certezza di dirvi tutto per il meglio in un film. Di un film. Che vuole, Agnola? Sono stanchissimo. Vai a dormire, che cazzo vuoi? Sono stanca persino di casa mia. Credo proprio che mi trasferirò. Oh, che bello, Agnola! Che bella notizia! Buona fortuna! Va bene, chi se ne importa? Non ti importa niente, non è vero? Esatto! Credevo che avresti provato a fermarmi. Che stupida. Sei proprio stupida, Agnola. Quando te ne vai? Me ne sarei andato lo stesso. Allora, perché perdere tempo? Ciao, Finalmente il giorno 22 dicembre ci sarà lo speciale raccolta punti. Oggi è il 19, niente. Tu non hai mai ragione. Addirittura. Quindi sì, vi sto dando il mio parere. Da fan della saga ritengo che si potesse far di meglio, si potesse far contenti tutti, senza bisogno di far cazzate, però. Ripeto, sembra quasi fatto apposta per creare dei giocattoli in alcuni punti il film. Che poi alla fine il mercato più florido è sempre quello dei giocattoli, eh? I giocattoli sono la cosa che fanno andare avanti molto di più l'economia rispetto ai film, ai DVD e tutto quanto. Sto parlando di Star Wars, scusatemi. Ma, perbacco! E questa? Non mi è mai capito... Oh no, le tasche piene di merda, no! E questa? Non mi è mai successo! Cioè, so dell'esistenza del genio, ma non... No, vabbè. La devo raccogliere, ma non posso! Scambia, no? Non voglio rischiare. La scambio con un pesce, non posso. Col porcino di terra, tira. Ulala! Ah, vado a svuotarmi le tasche e poi vediamo che... Guarda, qua ci sono due buche, perfetto. Sì, sì, sì. C'è una roba lepre. Voglio vendere. Stasera posso vendere? Posso vendere il genio? Come sì? Ah, è vuota la lampada. Attenzione. La lampada è vuota. Hmm.
Vediamo cosa ci dice la guida, se ci viene in aiuto. Scusate. A spasso per la città. Sono sicuro di averlo visto il genio qui da qualche parte nella guida. Allora, giardinaggio, fossili, retino. Gli abitanti della grande città, no? Il genio DLC. Grazie a Matthew per i 19 mesi. Vicini e amici, ecco qui, vediamo. Oh, signore, dica 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? Ecco un altro che si fa i cazzi su, 19, 19. Ah, eccolo qua, Spirideo. Per essere un fantasma, Spirideo è un gran fifone. Comunque, non è un problema. Uno spavento può capitare a tutti. C'era bisogno? Vabbè. Aspetta che esco fuori, che sta musica di scoreggia e mi dà fastidio. Arrivederci, grandissimo. Spirideo può apparire in città in tarda ora. Se lo vedi, aiutalo a trovare la sua lampada vuota. In cambio, Spirideo esaudirà uno dei tuoi tre desideri. Ma prima dovrai raggiungere il suo piano superiore di casa tua. E strofinare la lampada. Puff, Spirideo è riapparso, pronto a esaudire il tuo desiderio. Potrà far sparire tutte le erbacce in città, spiaccicare tutti gli scarafaggi a casa tua o darti un oggetto raro e difficile da trovare nei negozi. Ah. Quindi in serata dobbiamo beccarlo, Spirideo? Interessante. E qua parla di tarda serata e basta, però. Vabbè. Vabbè, una sera che facciamo la live, magari. 20:30 circa, a caso? Potete cercare l'orario? Che magari lo facciamo tipo domani sera. Stasera, non so. Stasera, allora, oggi è il sub day. Mi impegnerò per far uscire il video dei sub quanto prima. Sono neanche metà, quindi sarà un bel lavorone. Detto questo, noi ci vediamo alle 2, ok? Con i subscriber, perché farò la live su Bonly, perché oggi ovviamente è il sub day, quindi live su Bonly alle 2, non perdetevela. Non ho ancora deciso cosa fare, ma ci divertiremo. Boh, non lo so, spero. Grazie mille a Tia. Buongiorno Gattone, come va? Va bene, va bene. E tu? Dopo le ore 20:30 devi girare per tutto il villaggio ad un luogo preciso. Gira bene tutto il villaggio, ti apparirà una voce di nome tipo dialogo che ti dice di andare vicino, ok. Ma è randomico? Vediamo questo spaventapassere intanto com'è. Ma è terribile. Non lo voglio in casa, è veramente inquietante. Allora, lampada la lascio giù. No, Nick. Perché voglio dare molta importanza a chi rinnova la sub di mese in mese. Ok, quindi niente. Insomma, questa trilogia si è conclusa. Abbiamo pianto, abbiamo gioito. Non lo so, mi preoccupa. Sapete cosa non mi è piaciuto di più di questo film? Che so che sembra un vecchio brontolone che ripeto sempre le stesse cose, ma lo hanno fatto fare a J.J. Abrams. Simpaticissimo, per carità, c'ha un bel ciuffo tutto pettinato, gli occhialoni.
Però i suoi cazzo. Ah no, aspetta, non ho preso le stelline dalle rocce. Grazie Riccardino per i 30 mesi. Lui fa questo nei film che gli fanno da rifare. Citazioni a manetta, ma vi giuro, anche in questo film è pieno, ma pieno, pieno, pienissimo di citazioni a manetta. Sembra quasi che gli freghi di più di fare la citazione colta o di... colta. Delle volte veramente ti prende a mani basse una bella manciata di citazioni e te le butta in faccia. Preferisce fare quello delle volte piuttosto che... darti qualcosa di effettivamente su cui pensare o parlare. No. Non so. Ma aspetta, io ho trovato solamente una palla di neve. Dov'è la seconda palla di neve? What a twist. Ah, forse su di qua. Grazie a Nana per i 17 mesi. Auguri a noi, gattone. Grazie per tenermi compagnia in questa ultima terribile settimana di lavoro. Non sopravviverei. Tanti auguri. Buon lavoro, buon lavoro. E buono studio a tutti quelli che sono sotto sessione. Un altro porcellino di perra. Esagerare con le citazioni è il miglior modo per non far vedere la carenza di idee. E ci hanno fatto un intero film su questa cosa qua. Si chiama Ralph Spaccatutto 2. Penso che sia una delle peggiori merde che io abbia mai visto. Che va avanti solamente a citazioni e a dettagli notati. È veramente, ma veramente una merda. Che cazzo è la roccia giusta? Ci hanno fatto una serie di giochi che si chiama Pokémon. Beh, no, le citazioni in Pokémon non sono così. Eccola qua, la seconda palla. Bene, devo riunire le palle. Era così drama Pokémon? Sai che veramente non... Sono giochi del cazzo. Basta. Allora, Ready Player One ha tantissime citazioni, ma la trama c'è comunque, dai. Può piacere come no, come qualunque cosa, ma... oh. Non vuol dire che per forza ti debba... Cioè, deve essere... Un film con tante citazioni non significa che sia una merda, a prescindere. Oh, e finalmente l'abbiamo trovata. Così mi spaventa. Vabbè, ragazzi, cioè, le avete viste gli altri film della trilogia, Questo qui, allora, dando proprio un parere dicendo è meglio o peggio, è immensamente meglio dell'8. Però è anche vero che l'8 c'ha metà film che è un filler che non va da nessuna parte. E ho pianto. Perché hanno fatto tutto un casino per aggiungere un personaggio che non è stato utilizzato. Vabbè, Fafo, quella lì è una stronzata, però a livello di trama Ready Player One è carino. Adesso, ti ripeto, non è il film della vita, ma è sicuramente meglio di qualcosa fatto solamente a citazioni come Ralph. E comunque è anche molto coinvolgente Ready Player One. Adesso la classifica dei film, sinceramente, non mi sovverrebbe. Anche perché ammetto che la vecchia trilogia inizio un attimino a fonderla. Perché non mi ricordo cosa era in quello, cosa era in quell'altro. Grazie a Van Helsing per i 13 mesi. Allora, facciamo le balle. Ma quindi dite che la palla di neve la posso cambiare? Fare una palla di neve un po' più sgargiante? Leggiamo cosa ci dice la guida.
pallino. È notato le palle di neve che appaiono a terra nei mesi invernali, se le farei rotolare nella neve diventeranno più grandi. Trovo due palle di neve e falle rotolare una finché non raggiungono dimensioni massime. Poi fa rotolare l'altra finché diventa un po' più piccola della prima. Quindi mettila sopra di essa. Se è troppo grande o troppo piccola, il pupazzo non sarà contento. No, niente, era una stronzata quella di consigliarmi di fare palle di neve di diverse dimensioni. Grazie mille a Garbs, che ha regalato la sub a Curazord. Grazie mille. Questo ci fa capire quanto la gente in chat scriva, giusto per scrivere. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Su Wild World e New Leaf funzionava. Ho capito, ragazzi, questo qui non è né uno né l'altro. Ulla, un altro balloon! Piano, piano, piano. Per back, sto arrivando. Vabbè, ci sto mettendo una vita. Vogliamo andare a bere qualcosa? No scope! Nick, finalmente dopo mesi posso abbonarmi anch'io. Buona scuotitura di alberi, che la forza sia con lei. Mamma mia, infelice da dire questa cosa qui. Grazie. Ed è un pavimento di mattoni. Goodbye Yellow Brick Road. Pa, 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 pa. Perché vacca, devo fare il taglio di qua? Sbaglio, mi sta venendo ancora più grosso qua questo pallino. È un pallone. No! Ah. Piano, pianino. Pianino. Nice work. Foto gigante questo panino qui. Orca vacca. Guarda, gli passo davanti con il suo cugino. Suo cugino. Ops, scusa. Era qui, no? L'altra. Abbiamo vista prima. Da da da. Ragazzi, dove l'ho vista? Sogno o son destro? Sono destro. Eccola qua, ostia. Allora forse è il caso di fare la discesina, perché qua rischio. Sì, qua rischio di farla troppo grande. Secondo voi avrà la fisica della discesa e mi rotolerà via dalle mani? Sì, porca troia, porca troia! Bestia, ma sta diventando un pallone, sta diventando. Non l'abbiamo mai fatto così grosso. Do you wanna be a snowman? Ma questo qui non ci passa tra gli alberi. Porca puttana. No, me lo metto di fianco a casa proprio. Boh. Come uno status symbol. Da poco avrà la sua gravità. Ciappa la balena, ciappa la balena. Era la galena, ma non importa. Il dribbling. Qua non so mica se riesco a farlo di dimensioni corrette, eh? Mi sa che gli viene la testolina, gli viene. Mi sa che è ancora piccolino, lo ingrandisco un po'.
un altro penino. Ok, ci siamo. Perfetto. Bestia, che grosso! Modestamente. Ah, scusate, io sono sopra le risposte multiple. Non che ce ne siano state granché finora, però. Ecco qua. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere, Sora. 3 mesi, buongiorno signor gatto, anche se si ha la febbre, la si segue sempre. Grazie mille. Se la faccia passare. Visto che bello. Lo rinominerei pallone. Pallino, Boosting Your Ego, Science 2008. Sono un artista. Grazie a Marco per i 30 mesi, minchia. Un angolino del green screen, dove? Vedo mica io, eh. Perché ci sono i biscotti? Tre su tre, Gabriel. Alla mia sinistra, di qua? Ma se io non vedo mica niente. Ah, ma vabbè, ma non è il green screen, è il braccio del microfono. E purtroppo non lo posso togliere finché non mi arriva la roba del gatto, che a questo punto non credo arriverà mai più. Non so. Identificamelo. Teschio di guanodonte. Che palle che ce l'abbiamo già. Non importa, dammi. Sì. Perché siamo vicinissimi a farci il ponte nuovo, eh? Dai. Teschio di brontosauro, ce l'abbiamo già. Ulla, i teschi valgono, no? Minchia, Doom, l'ho mollato mesi fa, le scimmie. Ma veramente mesi fa. Sì, grazie. L'uovo di no, niente. 3 su 3, inculato. Benissimo. Non ho altro, vecchio. Il gatto mi ha tirato il pacco. Buon per me che ci abbiamo guadagnato su un bel gruzzoletto adesso. Tutti i soldi per il ponte, per carità. Volevo provare questo Yellow Brick Road. No, che spaventa quasi, scusa, il tappeto volevo. Allora, è molto bello, ma mi fa schifo averlo in salotto, quindi... ma cazzo, qua è classico. Mi piace di più quello sotto. Vabbè, dai, full Nintendo. Però me lo tengo, l'altro non lo rivendo. No, non abbiamo finito di pagare il mutuo, ma ce ne sbattiamo anche le balle, perché tanto alla fine ci danno una bandierina che noi non vogliamo. Quanti slot ho in tasca? 2. Garps, hola, grazie mille. Va bene, la ringrazio. Adesso parte da solo. Grazie anche a Coco il Sasso. Get it. Come ho detto a Natale, siamo tutti più buoni. Ne approfitto per fare gli auguri a lei e alla sua signora.
Un giorno che sarò a Treviso la aspetterò in piazza per un caffè. Il lavoro è lavoro. Sarebbe a fregarsene del mutuo anche nella vita reale. Te lo sconsiglio. No. Buono, buono. Andiamo su, vediamo se c'è qualche cosa di nuovo. Guarda Gabriel. Eh? Ma il bidone dell'immondizia di ieri? L'urinatoio? Fantastico. Sì, diciamo che non avete granché, ragazzi. A breve verrà Tom Nook a sparcarti le gambe se non paghi il mutuo. Ci venga. Ci venga. Ho fatto tardi stanotte. No, Jolly. Da febbraio sono confermati i nuovi orari. Allora, da gennaio partiamo in beta con la mattina. Se ci ficca, partiamo in beta anche con la sera. La puttana. Ti manda qui tu, Boland. Oh, ci mancano 29.000 stelline, eh? Un po' meno. No, Mirko. Cioè, mi è piaciuto più dell'8, come dicevo prima, ma non lo trovo comunque un film all'altezza del suo nome. I nuovi orari saranno tutte le mattine dalle 9 a mezzogiorno. Per quanto riguarda la sera, per adesso rimaniamo così. Se ci ingolosiamo, la sera partiamo alle 8 e finiamo alle 10, come sempre. Vabbè, ma credo che tutti siano delusi da questo episodio 9. Cioè, ci sono veramente delle cose a caso. Ma, ripeto, questo è un modus operandi un po' particolare, perché alcune... Cioè, ci sono proprio dei fatti che accadono che non hanno il minimo senso e non vengono neanche spiegati. Succede perché sì. La dimostrazione è lasciata al lettore. Tutte le mattine, lunedì e venerdì. Sì, il sabato rimaniamo su quell'ora lì. Santo cielo. Santo cielo. Arr. No, lascia perdere. No, non volevo la veste palotto, volevo il cappello da coniglio, ma che mi sta... Grazie mille, cool. Già i titoli iniziali fanno capire come sarà il film. È vero, i titoli iniziali sono una roba talmente tanto a caso e tu dici, ma scusa, così me lo stai dicendo? Ma vaffanculo. Mamma mia, mamma mia. Titoli di testa, che schifo. Tanto nel 2022 inizia una nuova trilogia. Vabbè.
Non ho trovato neanche così spettacolari i combattimenti in questo episodio qui. E poi io sinceramente vorrei la spiegazione di alcune cose che però anche lì sono state lasciate al lettore. Di come, perché, chi... Non a tutti non è piaciuto. Vabbè, gli altri si vede che hanno uno spirito critico che non esiste. È terribile questo film, ve lo posso assicurare. Poi i gusti sono gusti e non si discutono. Ma oggettivamente ci sono delle cose che non vengono spiegate. E se tu non mi spieghi una cosa in un film, io lo trovo come un grave difetto. Ma sì, Babbo Natale, ma guardateli tutti e fine. Cioè, sono un film alla fine, eh. Non è che stai decidendo se comprare o no una villetta a schiera. Stai decidendo se guardarti o meno un film. Tempo perso, te lo guardi, fine. No, no, la chat sarà per sempre spoiler free. Grazie a Black Cloud per 22 mesi. Scusami, nocina. Mi accomodo, me ne vado. Ciao. E anche in caso di villetta a schiena, ma comprala. Potrei farmi un rewatch di tutti i Vacanze di Natale. Secondo me faresti meglio. Ti diverti di più. A mani basse proprio. Poi vabbè, personaggi ricicciati, personaggi dimenticati, così a caso proprio, cioè, ve lo giuro, a una certa, secondo me J.J. Abrams ha preso un cappello con tutti i nomi dei personaggi della saga e ha estratto dei nomi, ne ha estratti una decina e ha detto ok, questi li mettiamo nel film, gli altri comparse. Come? Ma grazie a fa minore per 21 mesi. Serificanti di Amazon c'è The Boys, che mi è piaciuto parecchio, e The Grand Tour, però adesso non mi ricordo tutto, purtroppo. Ragazzi, Mandalorian bisogna aspettare quando esce. Più bella è la scena drammatica che ci ha fatto ridere. Quella è stata proprio l'apoteosi delle cose a caso. L'ho visto quello di Simen, sì. Ho letto anche che loro hanno litigato parecchio durante la ripresa di Seaman. Posso capire perché. Però non ho capito. Adesso loro faranno solo speciali di The Grand Tour, no? Quindi fanno Seaman. E il prossimo episodio dovrebbe essere James May, il nostro uomo a Tokyo. Ma quando esce James May, il nostro uomo a Tokyo? Venerdì? Sarà una cosa settimanale? Manca 30.000 al ponte. A gennaio non fa parte di The Grand Tour. Come? Beh, sì, cioè, come non fa parte di The Grand Tour? Non è la quarta stagione di The Grand Tour. Il 3 gennaio. Che palle, devo aspettare un botto.
Sì, The Grand Tour è finito, però è comunque... Cioè, The Grand Tour presenta. Ok, qui c'abbiamo altre robe. Ah, è una roba Amazon Original con James May, ma è slegato? E allora perché Seaman era dentro? Di Doom Patrol mi hanno detto merda. Però è anche vero che io, è già da un anno ormai che mi sono rotto un po' il cazzo delle serie, sto cercando di vedere dei film. Non li fanno, quindi niente. Poi quando vado al cinema mi propongono... Come si intitolava questo film? Quello di Star Wars? Minchia, poi... No, vabbè. Non vi posso dire una cosa perché è spoilerissimo del film di ieri, però cazzo. Vedi, Seaman fa parte del Grand Tour. Che vuoi? Culo a strisce! Dimmi un po'. Devo chiederti una cosa, e voglio che tu sia assolutamente sincero. Pensi strano il fatto che continui a dire pip? Certo! Te lo dico io. Solo come temi, aracnofobico, solo come temi, è meglio dell'otto. Che balle. Ma quindi adesso loro faranno solo speciali di The Grand Tour e altro. Ma si sa già cos'altro uscirà? O no? Cioè, si hanno delle nuove informazioni a riguardo? Perché io volendo potrei anche pescare un paio di pescetti qua. No. Che peccato. Seaman era molto figo. Si va a perdere perché è un episodio da 90 minuti. È slegato dal mondo delle auto, vabbè, quello lì può piacere come può non piacere, alla fine è una stronzata, è una di quelle cose che io, vi giuro, farei volentierissimo, prenderei Karim e farei quello che loro hanno fatto in Seaman, solo che Karim è un uomo di merda, non vuole, no, l'aereo non lo prendo, poi dopo lo prende, ma questo non mi va, secondo me un viaggio del genere in un video sarebbe una roba micidiale, con me e Karim Blusa. Quindi mi piacerebbe veramente tantissimo. Peccato che si perde un po' quello lì. Sarà che è uno speciale, quindi tutto unito. Non ha lo stesso spirito avventuriero degli altri speciali di The Grand Tour o di Top Gear. L'ultimo episodio della terza stagione è stato proprio strappalacrime, sì. Non credo, Matthew. Credo che effettivamente siano troppo vecchi e questo Seaman lo ha anche dimostrato, cioè non ci avevano veramente più voglia di vivere. Erano veramente provati dalla vita e... Infatti mi ha stupito che finissero... Volevano morire, sì, ma era visivamente terribile. Grazie mille a Dacci per la sub. Bad Boys 3, ho visto il trailer ieri.
Vabbè, carino. Bad boys, bad boys. Il lavoro è lavoro. Ho sbagliato. Ok. Grazie Aci, altrettanto. Avete visto che è un boss mafioso adesso, Nock? E dietro la casa non ci sta mai, comunque. Ti segue sempre, perennemente, ha sempre paura che tu lo stai se... cioè, che tu rubi qualcosa. No. Cioè, non è tanto di tre, veramente... No, assolutamente. Io ho letto che James May non voleva più stare con gli altri due. Infatti, nella in una scena di Seaman lo dice anche. Ma perché dovrei... Che cazzo è questa qua? Genji. Questo qua. Un volto nuovo. No, sei tu il volto nuovo. Grazie a Sarnek per 24 mesi. Si chiama Capitan Possenza. No, scherza, era una gag. Otaku dice. Minchia. Che strane queste persone. Sì, sì, la quarta stagione è una serie di speciali, ma da quel che ho capito, cioè da quello che sapete anche voi, la quarta stagione è semplicemente un... cioè, questo. Non sembra che ce ne saranno altri. Per adesso, almeno. Se dite già che quello di James May a Tokyo è un'altra roba... Ma porca troias. No? Come faccio a metterlo qui? Così, qui, forse qui, guarda. No, troppo. Ok, perfetto. Questo era uno speciale per Natale, per ingolosire e far vedere cosa sarà. Ma non era natalizio. Più che altro, allora, è uscito che era 90 minuti. Hanno usato delle telecamere, hanno usato le GoPro, io non so come abbiano fatto. Che palle che non posso sotterrare. Hanno usato delle GoPro 360, io non ho idea di come abbiano fatto a tirar fuori quella qualità lì. Credo che abbiano preso, le hanno moldate. Perché con la GoPro tu non puoi fare una visione non a 360 gradi con quella qualità lì. Vi giuro, sono andato su Amazon, volevo comprarla. Che palle! Ma non mi correre dietro! Yes! Che volevi? È andata a fanculo. Ok.
faccio vedere io le api. A proposito di Olimpiadi, io ho comprato Mario e Sonic ai giochi olimpici, non lo abbiamo neanche avviato. Sì, per fare un natalizio potevano fare qualcosa sulla neve. Dai, quasi quasi potremmo inaugurarlo nella live dei sub. Oggi pomeriggio, che dite? Proviamo assieme? Poi se ingolosisce lo facciamo anche ogni tanto la mattina. Tanto adesso non credo che farò altre serie prima di gennaio. Gennaio iniziamo. Ho speso 50 euro. Guardate cosa mi fate fare. Ho speso 50 euro per comprare Zelda... cazzo, come si chiama? Zelda Twilight Princess. 50 euro. Alle 2 la live dei sub oggi. Cap, che bello, eh. L'ho preso digitale perché fisico era introvabile praticamente, costava ben di più. No, per carità, sono 50 euro spesi bene. Però cazzo, per una console di vecchia generazione, il gioco in digitale... Sempre, a prescindere dalla qualità del gioco, che non discuto, non l'ho mai giocato. Grazie a Radek per i 17 mesi. Però sai, ci cazzo. Cioè, non è che sono stato al mercatino, ho preso la coppia... originale, giapponese, introvabile. No, figa, l'ho comprato digitale nella scorsa gen. 50 euro mi sono pesati un po'. Non è che mi aspettavo si svalutasse un gioco Nintendo, però mi aspettavo che si abbassassero i prezzi sul digitale della vecchia gen. Pokémon X e Y sono ancora 40 euro. Sì, però il 3DS è una console ancora molto usata ed è stata supportata da Nintendo fino a quest'anno, mi sa. È uscita roba nel 2019 per 3DS. Grazie carissimo. L'obiettivo di questo gioco è vivere la vita tranquilla da pescatore. O da agricoltore di pere, insomma, dipende da quello che vuoi fare. Esatto, Cap. Ma no, ragazzi, non prendete Pokémon X e Y, cioè lasciate perdere proprio. Mamma mia. A sto punto andate un po' più indietro. Andate su quelli per il Game Boy. Comunque, ribadisco, se volete giocare del retro game Nintendo in maniera legal, il Wii U è un'ottima console. Purtroppo ho visto i prezzi, non è che si trovi a poco. Si trova, mi pare, forse usato da GameStop a 50 euro. Aspettate un attimo che guardo, perché mi interessa molto questa cosa qui. Allora, GameStop. Thank you.
Peri. Ok, ma che palle che adesso mi sta facendo il jingle nerd. Il calendario dei veri gamer. E c'è in sconto la One, attenzione a... Xbox One X Hyperspace Edition, e due giochi a 279. Scusa? Ma, che ma è bellissima! È bianca natalizia con la neve. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Come 200 euro? 270... Allora, io... Mi spiace fare pubblicità a GameStop, però... La cifra è golosa. La cifra è golosa. No, non la compro perché non mi serve, ce l'ho già. Però io ve la linko lì. Non l'avevo mai vista, è bellissima. Esteticamente molto bella. È tutta schizzata. Molto bella. Xbox One X da un tera con due giochi, qua c'è scritto, esclusiva GameStop, 280. Oh, figa. Non è male. Vediamo Wii U. Oh, attenzione, ci siamo quasi per il coso. Allora, fammi vedere. Piattaforma. No, vorrei... Tipo di prodotto, console. Il Wii U da GameStop è sulle 300 euro. No, no. No, mai. No, non vale la pena. Boh. Comunque se lo trovate sotto i 100... Ah, scusa, Hobby. E per colpa di Amazon Student torno solo ora, giusto in tempo per la live dei sub. Grazie per la compagnia, Gattone. Grazie mille a te. Anche la Play 4 è 199, non ho visto. L'offerta del giorno era quella. No, 300 euro non vale la pena per il Wii U. Però se lo trovate sotto i 100, ha tanti, tanti titoli per il Game Boy, per il DS, tutti recuperabili su Wii U. È ottima quella cosa lì. Non vedo scritto nell'offerta da parte di giochi gratis. Era nella home di GameStop. Prova a chiudere e riaprire il sito e vedi nella home. C'era scritto... Il Wii U ce l'ho da prendere pure da anni. Matt Dragon, recuperati magari qualche... Visto che c'è ancora lo store attivo, qualcosina te lo puoi recuperare. In caso di interessi, naturalmente. Telefonata da 1 euro, trovare una Wii U ancora sigillata. Vabbè, Wii U non ha venduto un cazzo, è normale trovare delle scatole. Se trovate cifre umane, portatevele a casa. Best gioco per Wii U, Zombie U? No, non è vero. No, gatto muschiato, no. Dai che ci siamo. Road to Ponte. Gioco di ponte, uno scherzo, una burla. 1200. Cazzo. Ci mancano 6000 stelline. Stanno riportando quasi tutti i giochi per Wii U su Switch. Tipo... Cioè, hanno fatto Xenoblade. Poi... Cosa vuol dire che su Switch c'è tutto? Non è vero? Captain Toad, ma andate a cagare, va. Captain Toad. Proviamo a fare uno zaino full pesca e vediamo quanto ci dà.
La Switch veramente non ha tutto, Ho capito che ci sono tantissimi giochi non Nintendo, ma io voglio i giochi Nintendo. Mancano tutti gli Zelda. Mancano tutti i Mario. Manca Donkey Kong. Metroid. Tutti i Metroid, perché poi Metroid 4 ha detto esce Metroid 4. Ho capito. Hanno smaltellato tutto, hanno ricominciato da zero 6 volte. Donkey Kong c'è su Switch. Mi pare. Ma di sì. Io ho parlato di Donkey Konga. Pipipiriri Donkey Konga. Poi un'altra cosa che hanno fatto su 3DS, mi sarebbe tanto piaciuto vederlo anche su Switch. Hanno portato i vecchi giochi dei Pokémon. Quindi bianco e nero. Cazzo, fagli uscire anche su Switch. Tanto che cazzo ti costa? Pezzo di merda. Ah. Mario Sunshine, Mario Galaxy. Mario Sunshine si vocifera che uscirà su Switch. Ci sono state alcune indiscrezioni, alcuni dettagli, detti non detti. Io sono contentissimo, me lo rigioco volentieri. Le remastered sono sempre snobbate dalle grandi case. A parte il fatto che non è vero. Non è vero. Però qui si tratterebbe semplicemente di far uscire un emulatore come hanno sempre fatto in Nintendo, Faccio un emulatore che li fa girare. Non serve di fare tutto il gioco da zero. Mi va bene lo stesso gioco. Star Wars 9 è meglio dell'8, ragazzi. Succedono delle cose tremende, delle cose che non vengono spiegate, delle magie da simsalabim e basta. Trama telefonata dall'inizio alla fine, con la strizzatina d'occhio, come dice Ortolani, di J.J. Abrams, con tutte le citazioni del caso e telefonate su telefonate su telefonate su telefonate. Super Mario 64 in modo legale. Sì, il DS. Ecco, per anche quello è uscito su DS, fallo uscire anche su Switch Mario 64 come Majora's Mask. Majora's Mask, cazzo, l'altro Zelda, porca miseria, Ocarina, porca miseria, fateli uscire su Switch. Anche perché purtroppo è l'unico modo per giocarli in italiano. Nah. Sono distratto perché volevo mettermi la felpa, però non è quella che si abbottona, mi devo togliere le cuffie, non ho voglia. Sono già usciti 2 volte, avrebbe poco senso. Ma dovrebbero essere quei giochi che per me escono in ogni... in ogni generazione. Magari li fai pagare un obolo e te lo ricompri solo se vuoi, oppure lo aggiungi nell'abbonamento. Mi sa che per fare il full pesce, no, beh, ne mancano 4, 5. Hai ragione, Gabriel. Mi viene il colera adesso. Fishing Simulator per forza. Gli insetti sono tutti morti.
Virtual Console del Nintendo 64, ma anche del Cubo. Che palle che siete. Non so, me ne metto la cosa. Eccolo. Non è vero, Gianluca, non è vero. Anche con i giochi originali, se tu utilizzi le ROM, è comunque illegale. Apro e richiudo questo discorso per l'ennesima volta, è così. Grazie a John Minelli per i 10 mesi. Gianluca, non te l'aspettavi? Ok, però prima di scrivere una sentenza come la tua in chat, informati. Ci sta che tu non lo sapessi, però hai dato un'informazione sbagliata. Pam, 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 pam. No, non è vero che su Nintendo fanno tutti disinformazione. Cioè, è proprio scritto, eh. Nintendo non vuole che tu utilizzi i suoi giochi se non sono originali. Fine. Paradossalmente tu potresti prendere un gioco e farlo girare su un emulatore, però il gioco deve essere originale. E quello lo puoi fare, da quel che ho capito. A Nintendo non piacciono gli emulatori, ma fa poco per accontentare i fan, per recuperarli. C'è da dire che a Nintendo non piacciono gli emulatori, però figa, quelli del NES e dello SNES li piacciono un botto, visto che sono lì e te li fanno pagare. O le Virtual Console. Però ok, per l'accontentare poco sono d'accordo, dovrebbero far uscire molte più robe, visto che gli sta così tanto sul cazzo. Come del resto tutti, perché poi giustamente non guadagnano. No, non è vero che non guadagnano, perché se io adesso... mettiamo che mi mettessi ad emulare Ocarina. O voglio giocare Ocarina in live con voi. E come faccio? Cioè, se... ecco, forse Ocarina è l'esempio meno sbagliato, meno giusto, perché è per 3DS. Andiamo su qualcos'altro. Il primo Metroid Prime. Uga Jaka. Capitan, chiedi se parole. Ah, che palle. Dai, te la cambio io, ti ci penso io. Grazie, Bololo. 29 mesi, 29 messaggi. E mo, buon anno, buone feste, buona buffata. Tutto in anticipo, stasera vedremo questo Star Wars. Tanti auguri, grazie. Retro gaming, ho capito retro gaming, però non è una cosa che sono disposti a fare tutti, ed è una cosa veramente scomoda. E poi, allora, diciamo sì, retro gaming, mi devo recuperare per il Metroid Prime, dov'è che era uscito? Sul 64, anche quello? Comunque, se io oggi mi vado a comprare un Nintendo 64, per Wii, hai ragione Gabriel, per Wii, che dove cazzo sono andato a recuperarlo? All'epoca non c'erano, vabbè. Scusatemi, mi ero dimenticato come era fatto e come era strutturato il Nintendo 64. Comunque, se io oggi vado a comprare una Wii da GameStop usatissima, a Nintendo comunque non vengono in tasca i soldi. Esattamente come non credo che intaschi i soldi per un gioco per Wii venduto.
Ma forse era per il cubo. Sai che forse c'hai ragione, Fabio? Altri due slot. Ah, c'è la trilogia del, su Whip, del Prime. È lo stesso. Il primo era per il cubo. Poi dopo diciamo che è recuperabile per Wii. Ok. Se tu oggi vai in un negozio e ti compri un Wii, se lo trovi nuovo, difficile. La Nintendo non è che vengono in tasca dei soldi. Ormai è passato talmente tanto tempo. Grazie a Mad Dragon per la sub. Quindi, se una cosa è praticamente introvabile, o la vai su eBay e ti compri la Wii usata, il gioco usato, e comunque Nintendo in tasca non ci viene niente. Oppure, se proprio vuoi recuperartelo, vai di emulazione. E lì, a una certa direi sti cazzi. Non sono d'accordo con questo limite che vuole mettere Nintendo. Lo obbedisco a questo limite per motivi giusti, perché questo è il mio lavoro. Non posso permettermi di essere bannato o ricevere diffide da Nintendo. Sì, pesce paga, ma neanche così tanto, Quindi non ho assolutamente intenzione di fare braccio di ferro dicendo ma io dove le vado a recuperare questo? Va bene così. Però non mi piace questa cosa qua. Lo fanno perché il 90% delle loro console in Giappone è ancora in vendita regolarmente. Ah sì? Va ancora così tanto? Ma scusa, ma ne producono più di Wii, no? Voilà, quello sembra grosso. No, Just Dance è l'ultimo. Quello di quest'anno è l'ultimo uscito su Wii. Non ne usciranno più di Just Dance. Su Wii, scusami. Sapete che ho freddo anche con la felpa? Grazie a Fang per i due mesi. Grazie mille. Ce la facciamo. Più o meno. Dichiarare il secondo. Vai. Dovremmo farcela. Ho capito, ma nel resto del mondo no. Quindi se per cortesia li mettete in digitale su Switch, mi sembra un buon compromesso. Sono d'accordissimo. Anche perché io non voglio cercare l'illegalità o scaricarmi il gioco senza pagarlo. Lo pago volentieri, però mi devi mettere nelle condizioni di poterlo fare senza diventare scemo tramite eBay, siti e cose. Grazie a Melanick, 11 mesi. Tanti auguri a noi e buone feste a lei e famiglia. Grazie, Gabri. Gabri, hai paura? Perché ti nascondi, Gabri? Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è? Non si possono spostare i mobili in casa degli altri. Lo paghi volentieri, ma non a quelli invasati che scelgono prezzi assurdi per il retro gaming. Esatto. Esatto. È diventata, è una femmina, Gabri. Palloncino. Avevo sentito bene, allora. Eccolo.
Se mi arriva uno in casa a spostarmi i mobili, no, non lo ringrazio mica, effettivamente. No scopo. Sì, retro gaming è diventata una cosa di collezionismo. Ci sta, non ho trovato una cosa sbagliata. Barriera di fuoco, bella. Non ho trovato una cosa sbagliata, anzi, apprezzo moltissimo il collezionismo del retro gaming. Con le scatole sigillate e tutto. Quella è una cosa che trovo veramente molto bella. Però a me non interessa quella cosa lì. Io non voglio comprare il gioco per tenerlo in una teca. Io voglio comprare il gioco per giocarlo, magari condividerlo appunto con la mia community, che siete voi. Quindi aspetta, facciamo così. Vediamo se, non so se ci sta lì su, ma ci proviamo. No, immaginavo. Niente. Un po' ingombrante, però vabbè. No, niente, l'ho appoggiato per forza per terra, sta cazzata. Non so dove metterlo. Appendilo al soffitto, sarebbe bello come lampadario. Sì, Nipicciù, alle 2. Sta rincoglionita di merda. Non lo so. Non ho idea di come ragioni Nintendo per quanto riguarda i retro gaming. Non so se hanno un piano, non so se hanno un'idea. Non so se... Non so niente. Pronti? Guarda i soldi che diamo al governo. No. Fine. Quest'anno è uscita una conversione fatta da un fan di Super Mario per Commodore 64, gratuita. Nintendo l'ha eliminata ugualmente, anche se la sfera di influenza era minima. Ma sì, ma ti ricordi quello lì... quello che ha fatto un party a tema Pokémon? A casa sua... Ma aspettate, qui c'è una finestra aperta, non posso avere sti spifferi. E invece fa freddo e basta, perfetto. Che palle ste cose. Sto filo di merda. Stavo dicendo... Ah sì, il party. Uno aveva fatto un party a tema Pokémon, se non sbaglio. Per i fatti suoi, e Nintendo gli ha mandato la diffida. Vabbè. Ma anche banalmente i 3DS moddati, credo che sia stata Nintendo a farli chiudere.
che in realtà servono solamente a streamare. Grazie a Tenacious Boar per i 4 mesi. Vogliamo andare a bere qualcosa? Boh. Aveva fatto tipo $5,000 di multa, se non ricordo male, a quello là. Perché ha fatto il party a tema Pokémon. Io 20 anni fa chiesi una torta a tema Pikachu per i miei 6 anni. Meno male che non l'ha scoperto Nintendo. Guarda, siamo sulla stessa barca. Io ne ho una forma di Bulbasaur. Mia mamma ha ancora le foto, ma dopo la chiamo e le chiedo di bruciarle. Ma l'attrezzino loro non lo vendono, Gianfi, eh? Non è disponibile l'attrezzino loro. E poi attrezzino, figa, è un catamarano, eh? Grazie, Chaff, per i 4 mesi. È un catamarano, ne esistono 3 al mondo e se lo passano da 20 anni. E quindi ti arriva tutto in carta pecorito, puzzolente, con lo scotch. Lo so perché l'ho visto, l'ha usato Karim per fare coso. Per Majora. Una foto di me vestito da Charizard per i carnevali del 98. Cazzo, io ho fatto Mewtwo! Stesso anno! Cazzo, quella cosa lì a me ha fatto ridere tantissimo. No, adesso è cambiato di nuovo idea, Gabriel. Allora, la storia di Nintendo su YouTube è la seguente. Ve la narro. Ok. Tempo fa Nintendo, se tu facevi un video su YouTube di un loro prodotto, te lo bloccavano. Dici no. Ti tiravano giù il video, il canale, tutto quello, ti sparavano alla famiglia. E ok. Dopo un po' di tempo ho deciso, ma cazzo. Noi ci perdiamo così. E allora sai che c'è? Ti diamo il permesso di farlo, ma con una partnership nostra. Quindi tu devi fare la partner con Nintendo, cioè Nintendo diventerà il tuo network, tu devi pubblicare un video un tot di giorni prima, loro lo revisionavano, se andava bene lo potevi pubblicare e loro guadagnavano e tu prendevi una piccola percentuale di quello. Se, però dovevano decidere comunque loro se il video andava bene. Adesso, fortunatamente, da quel che ho capito, sono diventati come tutti gli altri e ti permettono di pubblicare tutto. Cioè, e questo un po' mi fa contento. E dall'altra vorrei capire... Ulla, questo non ce l'avevamo. Una perca dorata. Vai. C'era gente che diceva Nintendo fa bene, ma perché loro, questi youtuber, devono guadagnare con le robe altrui? Sì, ho capito, a parte il fatto che non è che faccio vedere il gioco stando zitto, c'è dell'intrattenimento sotto. E poi, vogliamo dirlo, facendo le mie live e i miei video, quanti cazzo di giochi Nintendo ho venduto? Quanti di voi hanno comprato il cazzo di Animal Crossing? Veramente? Dai. Per cortesia. Grazie a Night Poison, 16 mesi di gattone, grazie per la compagnia, grazie mille a lei. Vi giuro, c'era gente incazzata e diceva, brava Nintendo, così si fa, devi... Semplicemente perché la gente all'epoca, adesso molto meno, la gente all'epoca odiava chiunque facesse YouTube e guadagnasse da YouTube. Vabbè. Sempre questi pensieri un po'... È che quando un lavoro è alla portata di tutti, no? Se vedi uno che ce la fa e tu non ce la fai, rosichi. Non so perché. Allora?
No, non è una questione di sudditi di Nintendo, è proprio un rosicare per vedere uno che sta facendo una cosa e tu non vuoi che la faccia. C'è ancora chi odia YouTuber e streamer, è vero. Però è anche vero che negli anni è cambiata moltissimo, per fortuna, per me. Questa visione è cambiata moltissimo negli anni. Tantissimo. Non è mai alla portata di tutti perché non tutti sanno intrattenere. Sì, però la piattaforma è a portata di tutti. E tu domani dici voglio fare video su YouTube, lo puoi fare. È alla portata di tutti. Poi è stupido buttarsi su YouTube dicendo, o anche Twitch, dicendo oh, di lavoro voglio fare questo, non ci sono santi, voglio fare questo. Quello per me è stupidissimo, è un salto nel buio tantissimo. Quanto ci ho messo io prima di decidermi? Non puoi. Ma anche se offende il gioco è pubblicità free, sai? Perché comunque ne parli parecchio, lo fai girare. Io ho comprato un sacco di giochi di merda anche solo per curiosità, eh. La perca dorata delle pinne dorsali spinose che sembrano piuttosto dure. Ed ecco una curiosità, come gli avanotti questi pesci si nascondono tra la vegetazione a testa in giù. Va bene. Grazie a Nenne per gli 8 mesi. Spesso fai pubblicità se ce ne parli male, sì è vero. Dipende, ovviamente. Sono tutti punti di vista, sono tutti titoli diversi. Insomma. Ma con grande piacere. È sempre un azzardo, anche se sta andando. È qualcosa che ti devi dedicare e non sarai mai come girare tutto. Sono d'accordissimo, è vero. Descenders senza gatto avrebbe venduto molto meno. Allora? Niente, non riusciamo. Mikhaus Flipper, che bello. Sì, Descenders c'è sempre stato sul Game Pass. Il problema è che non potete giocare con me, che ci gioco da Steam. Anche Porzi, è vero. Vabbè, oh, a me piace fare questo lavoro perché mi piace giocare ai videogiochi. E mi piace soprattutto condividerli con voi. È per quello che voglio giocare più giochi possibili, per capirli, per vederli, per condividerli, appunto. È proprio bello. È anche per questo che voglio fare più ore, per giocare ancora più giochi e recuperare delle cose come Twilight Princess, che ripeto non ho giocato, e lo recupereremo assieme. Porci è bello. Prossimamente ci sarà anche Stardew Valley, anche quello non è male. Intanto dedichiamoci a Zelda, poi vediamo adesso. Scusate. Okay.
Sì, sì, ma Stardew Valley è in lista già da un po', Gabriel. Semplicemente abbiamo giocato gli assassini, abbiamo giocato... No, ma che sfiga quello. È passato in secondo piano perché Stardew l'avevo scaricato appena dopo Portia e non volevo fare una roba simile. Faremo anche Stardew, ovviamente. Perché con le tre ore alla mattina ci si aprono molte più opportunità. Dimmi. Quando torni a casa la sera, cosa fai prima? Ti lavi o mangi? Io non esco di casa, però diciamo che uno si lava, ma che se non è sciacquata. Devi scegliere cosa fare prima, giusto? Ho paura dove sta andando questa conversazione. Sì. Anche se ultimamente sto sperimentando alcuni metodi per fare entrambe le cose allo stesso tempo. Devo ancora risolvere alcuni problemi, ma alla fine la quantità di lavoro in casa diminuisce. Temo di non aver capito. La pasta waterproof. Non ho capito. Non è stata una conversazione particolare, vabbè. Lavi i piatti insieme a te. Curioso. Bagno nella pasta. Dell'acqua bollente entri, ma muori. Minchia, che sonno. E allora niente, dai. Cazzo. E allora? Ok. Dai! Che fatica. No, perché Big M comunque... ci sarà un commento sotto. Ulala, ma abbiamo le tasche piene di pesci. Offender, eh? Ok. Ulala! Ah, però! Che si è detto di Star Wars? Banale telefonato, molto Disney, meglio dell'otto, ma non bello. Beh, abbastanza dimenticabile. Un'avventura grafica è sempre un videogioco e non lo giochi su YouTube. Ho capito, però se c'è una narrazione, uno che ti parla, ti racconta, ti dice delle cose, ci sarà dell'intrattenimento. È comunque una cosa passiva la tua.
messaggio di ieri sera di Telegram, era una bulla. Scusa, cosa ho scritto ieri sera? Dove cazzo è? Ecco qua, ho scritto Star Wars 9 filmone, mancava The Sick ed era perfetto. No, no, non era burla. Giusto. Per me poteva uscire in un paio di occasioni e dire gioco di ponte, uno scherzo, una burla. Ed era perfetto. Allora, come film fila. Fila tranquillo, non ha troppi tempi morti, anche se ci sono un paio un paio di situazioni che sono fatte solo per allungare il brodo. Un paio di parti dicono, ma noi dobbiamo, vedi che allora andiamo, dici sì, ma che palle. Però lo fanno anche abbastanza velocemente, quindi un plauso, il film scorre. Però a Shusha non è più tornato, Niente, non... Beh, giustamente non mi aspettavo niente di nuovo. Ciao, cugino. Quanto è durato? Boh, 2 ore. È qualcosa. Come il filler di Naruto. Sì, più o meno. Poi ci sono veramente delle cazzate, ma delle cazzate grosse. Dai, mi taglio i capelli. Tutti i soldi sudati fino adesso, mi taglio i capelli. No, macchina dell'esso. Vuole la conciatura, ragazzi. Voglio essere folle. Questo sto fino per i 7 mesi. Oddio. Non ho letto. Non credo. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Che è? Minchia. Un membro della di una boy band anni 2000. 90-2000, guarda. Everybody, yeah, rock your body. Ci sta. L'uomo gatto di Sarabanda, minchia. Sì, sì. Pim 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 pim. Pim 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 pim. Gli NSYNC. Sì. Sono un po' più style gli NSYNC. Non c'è grifa neanche oggi. Ci tira pacco sempre quella stronza, Ciao. Justin Timberlake. Buonasera. Quindi come spiscetta la fontana. Ma l'orso del cuore? Santo cielo. Pim 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 pim. Pim 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 pim. Pim 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 pim. L'orso abbraccia tutti. Sembra uno di quegli orsi da colorare.
Ve li ricordate gli orsi da colorare, quelli di stoffa lavabili? Sì, ho incontrato la sirenetta dei miei sogni. Era Ariel. L'orso tattoo, esatto, esatto. Me io sono vestito da re. Fammi cambiare il mio look. Qualcosa di un po' più natalizio. Strano che non abbiano venduto nulla di natalizio da Ago e Filo. Che paura. Allora. Ah, possiamo farlo stare zitto almeno. Bene. Allora, montatura scura. Perché mi sono tenuto la veste fiamma. No, beh, la veste fiamma assolutamente. Cappello del nonno non posso perché mi chiude la pettinatura. Cazzo, come sono in. Come sono in. Che piruette. Uno sciupa femmine del 97 che scuote gli alberi. Guarda gli alberi come si muovono questi tre testicoli. Siete pronti? Che a marzo... A marzo spacchiamo. Scaffale blu. Marzo marziamo. E compratevi le mie felpe. Guarda che bella che è. Felpa è tutta. C'è tutto, tutto c'è. Tutto c'è. Consiglio tantissimo la tuta. Grazie, Gabriel. Una bacinella. Ci puccio lo scroto. No, ho fatto cascare le pere. Vabbè. Marzo è pazzo. Mio nonno. Grazie a Rick Director per i suoi 34 mesi. La tuta avrei lasciato solo il logo, niente scritta. Ma c'è solo il logo. Non c'è scritta. Sul pantalone dici, ma sul pantalone non si nota. Anzi, l'idea l'ho copiata paro paro dai pantaloni di Twitch, che sono identici. Anzi, ve li faccio vedere adesso. Vendo qua e vi faccio vedere. È una cosa che mi piaceva e l'ho voluta fare uguale. Se credete che la scritta sia un po' chip, come si dice? Peach, chick, no, non preoccupatevi. Twitch che bussa la porta, ma è un design visto ovunque. Avessi copiato la cosa, come la mia maglietta, e allora quello lì, no. Però arrivo, eh. Fortunatamente sono a lavare. Una volta, anni fa, di notte. La Nat, che bello subarsi, buone feste. Grazie mille, purtroppo sono a lavare, quindi niente. Niente. Comunque i pantaloni della tuta di Twitch sono identici ai miei, c'hanno la scritta Twitch con il logo di Twitch. E visto che li indossavo tutti i giorni,
e mi piacevano, ho detto anche io li voglio con il mio nome scritto, l'ho fatto, infatti sto indossando solo quelli adesso, vedi? Guarda caso sono a lavare, certo, e beh, per forza, mi sono cambiato. Quando sono arrivati quelli nuovi mi sono cambiato. Che cazzo sto facendo qua? Che bisogna fare per forza sto circo qui di merda. Che due palle. Allora, prepariamo già per dopo. No, cosa facciamo dopo? Ah, sì, abbiamo detto che... No, ok. Allora, faccio così e basta. Dopo abbiamo detto che facciamo Mario e Sonic per la live dei sub. Non perdetevela. Ops, aspettate. Ok. Ho sbagliato tutto. Vabbè, arrivo, Che qua in monitor, appena vedono un attimino che c'è qualcosa che non va, si fotte tutto. La live dei sub alle 2, ragazzi, alle 2. Ore 14. Perché allora spengo anche qua. Fonti certe dicono che la live sarà alle 2. Che cali di frame importanti. Raccomandati, perché? Ricarica il controller. Ma no, perché? Mario Sonic è per Switch. Anzi, dovrò collegarlo di nuovo. Che due maroni, sta roba. Vabbè, non importa, faccio da PC. Mi si è fottuto il monitor di nuovo. Questo monitor qua mi sta dando un sacco di problemi. So che comprarlo nuovo sono soldi importanti. Vediamo se adesso va. Figurati. Quando mai? Con il motion? Non credo ci sia il motion su questo Mario Sonic, Gabriel. C'è il motion? Boh, dopo vediamo. Vediamo, i subscriber saranno piacevolmente divertiti se c'è il motion. Faccio... Dai, vi raido i termos. Vi ringrazio tutti, come sempre, per donazioni, sub e sub. Spero vi siate divertiti in questa live mattutina tranquilla. Abbiamo parlato di Star Wars, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. E noi ci vediamo oggi pomeriggio alle 2 con i subscriber e alle 21 con tutti gli altri. E poi alle 22 da Dottor Manhattan, ma è una roba che ne parliamo con calma. D'accordo? Buona giornata, belli. A stasera, alle 2 per i sub e a stasera per gli altri. Ciao!